Conclusi domenica scorsa i campionati di seconda e terza categoria con le vittorie della Polisportiva Palermiti e della Goodfellas. A proposito, sabato 18 ci sarà alla Comunale Notaro di Palermiti la Supercoppa di categoria, appunto, diciamo che del provinciale, tra la squadra di Maurizio D'Amico e la Goodfellas di Catanzaro. Per quanto riguarda invece i play-off che si disputavano in seconda, i play-out anche in seconda, mentre per la terza categoria solo i play-off, vediamo allora quelli della seconda. Facile la vittoria della Sersalese in casa contro il Petronà 4-0, e la Sersalese domenica prossima andrà ad affrontare la seconda in classifica, appunto Le Castella al Santo Antonio. Qui ci sarà la seconda promossa dopo la Polisportiva Palermiti. Per quanto riguarda invece la zona playout, da segnalare un ulteriore incontro tra Amaroni e Novovalle dopo quello di domenica scorsa, che in pratica sanciva la conclusione del campionato, e la classifica ha detto che si incontravano di nuovo e ha avuto la meglio l'Amaroni ancora una volta, e quindi si salva appunto la squadra di Massimiliano Cossari, mentre la Novovalle dovrà andare ad incontrare, e in questo caso anche in trasferta, il Real Gianò, che è stato sconfitto dal Sporting Caccuri. Quindi un campionato che avrà una coda per quanto riguarda i play-out, ovviamente, come abbiamo detto, anche per quanto riguarda i play-off.